Ciao Vez, benvenuti nel video definitivo di questo canale. Ci siete cascati in bomba, cazzo, ci siete cascati! No, però questo è importante per tutti. Ciao Vez, benvenuti in un nuovo vlog. Allora, scusate per il titolo, però era per attirare più persone possibili perché è molto importante. Molto importante, molto importante. Come sempre tre notizie, tra cui la prima e l'ultima dovete seguirla assolutamente, perché sono molto importanti sia per il canale sia per YouTube, quindi state molto attenti. Avete notato negli ultimi due giorni che sono scomparsi tutti i video di Minecraft? Sì, ora starete andando sui Tutorial Boys a vedere che fine hanno fatto, se i video di Minecraft non ci sono più. Vi siete accorti che non ci sono più e che è cambiato anche il nome. Esatto, ora il canale è diventato ITB Games. Il nome è molto... solo che non sappiamo che nome dargli, quindi abbiamo detto questa cosa. ITB è la sigla di Tutorial Boys con Games. Perché questo? Perché ora il canale è diventato totalmente gaming puro. Cioè, solo giochi di qualsiasi specie, sparatutto, azione, corse, strategici, quel cazzo che mi va, tranne Minecraft. E ora adesso tutti quelli che guardano Minecraft con la manina già sul disiscriviti e il dislike 11XD, no, tranquilli, guardate in descrizione, c'è un nuovo link, c'è scritto, mi sembra, canale Minecraft, con un bel link scritto ITB Minecraft. Se schiacciate lì, fate destro, apri nuova scheda perché sennò saltando anche il video, troverete un secondo canale. Cosa hai fatto un secondo canale? Money Grabber, sei una merda, non puoi farlo, hai 700 iscritti, vuoi anche il secondo canale? Ho fatto il secondo canale per un semplice motivo. Il motivo è questo. Vi ricordate qua tutte le lamentele che arrivano su questo canale tipo come hai più video che iscritti? Come? Fai schifo 20 visualizzazioni nei video e i 750 iscritti. Visto che queste sono lamentele, sono anche un po' rompipalle, perché è più facile fare un video che avere un iscritto. E poi le ho sentite da persone che non sapevano neanche che cosa fosse un iscritto e cose del genere. Cioè, capitemi bene. E ho fatto il secondo canale per questo semplice motivo, perché chi guarda games, gaming eccetera, MMORPG, sparatutto eccetera, quasi sicuramente non gliene frega un cazzo di Minecraft, perché sicuramente lo reputerà un gioco di merda. E visto che so, perché si è notato anche da altri canali che facevano Minecraft e poi facevano un gioco diverso e quel gioco non prendeva mai visualizzazioni per il semplice motivo che è un gioco diverso da Minecraft, e quelli che facevano giochi come Sparatutto eccetera non prendevano mai visualizzazioni su Minecraft. Poi ci sono quelli che guardano tutti e due, però sono le eccezioni a parte. Comunque abbiamo fatto questa distinzione, cioè Minecraft da una parte e giochi dall'altra, in modo tale che chi segue solo Minecraft vada nel canale di Minecraft, lo invito subito ad iscriversi, e quello che gioca ai games resti iscritto al primo e non vada nell'altro, visto il fatto che erano attirati da due video ci hanno fatto arrivare a questa situazione. Due. Il primo è Terra, il primo primissimo video di Terra, che ha fatto 10.000, no, quante sono, circa 9.000 visualizzazioni, e il secondo è stato il video di Ion, il primo, l'unico video di Ion ha fatto 11.000 visualizzazioni. E poi chiedetevi perché abbiamo più video che iscritti, perché noi tentiamo in tutti i modi di cambiare, capovolgere la situazione mettendo magari video di Minecraft, così attiriamo persone di Minecraft, mettiamo video di altri giochi in beta per attirare più persone verso di noi, ma niente, tutti attratti da quei cazzo di video, basta. Quindi, a meno che non gli elimino fisicamente, il canale sarà solo per chi arriva a vedere quei video. Quindi abbiamo fatto questa divisione in modo tale che chi ha Minecraft abbiamo le visualizzazioni giuste con il numero di iscritti, forse, e
chi vuole gaming, se abbiamo le visualizzazioni col gaming. Poi dipende, però. Quindi questo è tutto. Abbiamo due canali, il primo di Minecraft, il primo è Games, ITB Games, e il secondo è ITB Minecraft. C'è una creatività nel nome, fantastica, però come ho detto non sapevo che nome mettergli. E quindi chi piace Minecraft, guarda in descrizione, c'è il link del, chiamiamolo tra virgolette, secondo canale, perché non è proprio un secondo canale, è un altro canale. Sono due canali principali, il primo gestito da Fine, spero, e il secondo gestito tutto da me, tutto, perché tanto Fine non ci gioca mai Minecraft ormai, quindi ogni tanto fa un, cioè, se dico vieni a fare un server mi dice anche no, quindi primo canale per Games e secondo per Minecraft. Cosa intendo io per Minecraft? Tutto! Mod spotlight, pack spotlight, let's play, gameplay, tryout, che cazzo volete mettere dentro, mod, più che altro mod, perché Minecraft Vanilla non mi piace, soprattutto perché è molto lento come gioco e perché devi scavare. Io per scavare uso solo Query. Di là troverete tutto quello che avevate prima. I video sono stati messi privati, non sono stati eliminati, tranquilli. Quindi se vi serve un video mandatemi un messaggio, mandatemi qualcosa su Facebook eccetera, e io li metterò in non elencati e ve li manderò tramite link. La seconda notizia, che più che altro non è una notizia ma è una richiesta, è questa. Visto che il secondo canale non ha né grafica né avatar, perché non sono riuscito a farlo, non ho tempo per farlo e soprattutto non sono un grafico, e se continuo a suonare quella merda di coso elimino tutto, la richiesta è: c'è qualche buon uomo che fa grafiche per canali, fa cose carine per fare i canali, che mi può fare una grafica, un avatar, qualcosa del genere? Per l'avatar ci sto pensando anch'io e non voglio qualcosa di enorme, basterebbe anche, non so, una lettera, non so, un cubo di Minecraft. Ma ci sto pensando anch'io, magari metto il mio avatar e quello di Final insieme su sfondo bianco, qualcosa del genere, stile YouTube Games, chiamiamolo così, però è un po' a copiare però. E invece per la grafica io non so fare grafiche, e se potete farne una che rappresenti Minecraft, del tipo, non so, metteteci dentro una spada di Minecraft 2, metteteci dentro il piccone, metteteci dentro il cubo di terra, non so, prendete un maceratore e lo buttate dentro, così, cioè, giusto per portare al Minecraft mod e Minecraft normale qualcosa. E so per certo che sicuramente uno tra di voi fa grafica, che lo conosco molto bene, sa che sto parlando con lui. Allora, dico solo una cosa, il canale di Minecraft è gestito solo da me, quindi se fai qualcosa di bello, non so perché parlo così, se fai qualcosa di bello, giudico solo io, tranquillo. A me va bene, basta che fai qualcosa di intenerente, come ho detto, a Minecraft, perché se lui non lo fa, ci sono gli altri. Vediamo se siete un po' creativi. E quindi ci servirebbe una piccola grafica per canale. Poi, se avete voglia, anche giusto per, anche la grafica del canale vecchio, che ai Tutorial Boys, ok, era bello, può anche starci, però adesso si chiama ITB Games, quindi dovrei cambiare la scritta anche lì. Quindi abbiamo un piccolo problema. Dobbiamo cambiare tutto, insomma. E quindi, chi è questo bravo uomo che ci fa la grafica, venga avanti. Può trovarci su Facebook, come sempre in descrizione, o su Twitter. Twitter no, piuttosto Google più, o se no mettete il link del vostro video. Se fate un video lo mettete qua sotto, eccetera. Quindi, se avete la voglia e la passione, credo in voi, capito? Quindi, ecco. In secondo luogo, se avete ancora voglia, fate anche quella della grafica del primo canale. Come ho detto, quella di Minecraft, fatela in modo tale che c'entri qualcosa con Minecraft. Come ho detto, una spada, un piccone, un blocco di terra, un maceratore, un polverizer, qualsiasi cosa. Basta che rappresenti Minecraft o rappresenti
Minecraft moddato, chiamiamolo così. Ultima notizia, e questa è la più importante di tutte. La notizia è che YouTube sta rompendo veramente i coglioni. E il titolo, quello che ho scritto, era proprio molto molto importante. YouTube è impazzito. No, ok, non è impazzito. Forse ha ragione, o forse ha torto, forse sta sbagliando, o forse no. Però non so, prendetela con le pinze, perché l'ho sentito da un youtuber italiano, non ha, è pezzo 96 per chi conosce, e ha detto... Allora, la notizia l'ho sentita da pezzo 96, che fa mod spotlight eccetera, quindi penso che non tutti lo conoscano, quindi ve lo dico subito. Ha menzionato in un suo ultimo video, mi sembra che era lo spotlight dell'iPod mod, ha detto che YouTube applicherà una bellissima legge molto carina e divertente, che è quella dell'iscritto, chiamiamola così. In poche parole, se tu non segui i video, non metti mi piace, non commenti almeno i video di un determinato canale, YouTube automaticamente ti disiscrive dal canale, in modo ti disiscrive dal canale, perché dice che sei un account falso, o che sei un account che non serve più niente, o che non segui più il canale perché non sei più attivo sul canale. Questo porterebbe molti problemi, per il semplice motivo che anche tanti youtuber grandi hanno 100.000 iscritti, ma se vedete sotto le loro visualizzazioni non è che ne fanno 100.000 precise, perché tutti gli iscritti guardano, ne faranno una 30.000 di visualizzazioni, 40.000, 50.000, dipende dal video. E tale cosa porterebbe le iscrizioni di tali canali a impicchiata, tipo da 100.000 tornerebbero a 30.000, sarebbe tipo divertentissimo, perché ricomincerebbero tutti da capo, però e vedere proprio le loro reazioni, sinceramente, però me. Questo porterebbe, ok, ad avere gli iscritti come le visualizzazioni, ma porterebbe anche a una distruzione totale delle persone, perché sicuramente arriverà quello che aveva 100.000 iscritti, che si trovava bene, che perderà tutto, perché tutti gli iscritti che non facevano visualizzazioni o che non seguivano il canale, eccetera, non vi daranno, cioè non ne avrà più, quindi i 100.000 torneranno ai 50.000, quindi dimezzati, facciamo un esempio, e tali persone andranno, cioè, e le persone che magari seguivano il canale, però non mettevano mi piace, non commentavano, forse non visualizzavano il video perché non avevano tempo, eccetera, vengono automaticamente disiscritte, ritrovandosi senza i video di quel canale, dovevano ricercarlo di nuovo e iscriversi di nuovo e stare sempre aggiornato sui video. Che è un pochettino una cioè, da una parte può essere vista in modo positivo, dall'altra molto negativo. E se YouTube la applica, per quanto riguarda il nostro canale, ritorneremo tipo a 50 iscritti. Giusto così, perché come vedete le visualizzazioni non sono tante rispetto agli iscritti che abbiamo, che perché, come ho detto, sono iscritti unicamente per quei due video che ho menzionato all'inizio. Quindi il problema colpirà tutti, tutti, dal primo all'ultimo, e sarà un boom di video su reazioni contro questo, YouTube fa schifo, YouTube è una merda, eccetera. E tutto questo, tutto insieme, quando arriverà questa bellissima legge e quando gli iscritti inizieranno a... Dal punto di vista del nostro canale, possiamo dire che è un ricominciare, e se verrà attuata noi perderemo quasi tutti gli iscritti, naturalmente, i nostri 720 iscritti presi col sangue, diciamo con Ion, ecco, andranno tutti via e bye bye, siete i 1000 iscritti, dobbiamo ricominciare da capo e ritornare ai 500 iscritti magari, cioè giusto per... Quindi questo è il grosso problema, e soprattutto può essere visto in due modi. Quindi cominciate subito da adesso a mettere mi piace al video,
così sarete sempre aggiornati su nuovi video del nostro canale. E se esce un video, se non vi interessa, proprio se volete seguire, continuare a seguire il canale, però se non vi interessa il video, piuttosto apritelo e poi chiudetelo direttamente, in modo tale da dare la visualizzazione, cioè date 5 secondi al video, cioè, tipo fate ciao Vez, benvenuti in un nuovo video, chiudete, gli avete dato circa 5 secondi e YouTube l'ha calcolata come visualizzazione. O se no andate nei commenti sotto e scrivete bello questo gioco, però se mettevi qualcos'altro era più divertente, fate così. O se no mi scrivete sotto fai Terra perché è più divertente. Terra non lo fanno mai. Comunque, ultima notizia veloce veloce, lo so, ho sforato di una notizia, ma amen. Allora, siamo io e Funnel ci siamo iscritti a un gioco MMORPG che è in closing beta. In realtà non è neanche in beta, perché devono ancora iniziare i test per la beta, quindi vuol dire che stanno ancora sviluppando. Per chi lo conosce è Skyforge. Non dico niente perché devono ancora iniziare, quindi può essere che iniziano il prossimo anno o fra 2 anni, quindi ne abbiamo di tempo. Dico solo che potrei portare altri video nel canale e dovrebbe arrivare anche in Verbis Virtus, che avevo già detto, però Final ha avuto dei problemi col gioco, tipo perché essendo ancora in beta alfa è pieno, ma pieno di bug ed è difficilissimo. Comunque, per questo vlog è tutto, forse è durato un po' tanto, però erano per queste due notizie. Dico solo una cosa, spero che l'abbiate visto tutti e che non abbiate chiuso il video. Cambierà il mondo di YouTube, soprattutto con la terza notizia. Se YouTube applica quella, diciamo, legge, regola, molti canali ritorneranno allo stato primitivo, chiamiamolo così. Comunque, per questo vlog è tutto, noi ci vediamo in un prossimo video. Devo anche rifare le intro dei canali, adesso che ci penso, che lavoraccio averne due, cazzo. Però, stimola, tanto è estate. Quindi, per questo vlog è tutto, da DJ, ovviamente, in linea allo studio.